Ciao ragazzi, benvenuti all'autoplay di oggi. Vi faccio vedere questo difficilotto riff in slap, infatti è contenuto nel mio metodo avanzato, l'advanced slap bass groove. Allora, partiamo subito con uno slide da re a mi in tomb con il dito indice, tasto 5 corda di la che va sul tasto 7. Poi lo ribatto il mi. 2, 3, 4, quindi ribatto il mi in thumb e il mi acuto, tasto 9, corda di sol, per concludere la quartina di sedicesimo. 1, 2, 3, 4. Poi scendo di un tono e faccio thumb and slap all'ottava del re. Concludo la battuta con questa cosa, mi a vuoto, 2, 3, quindi 2, 3, 4, mi a vuoto, hammer con la mano sinistra che fa una death note, poi confermata con il thumb sulla corda di mi, 1, 2, 3, e il 4 è un sol, tasto 5, corda di re strappato. Andando avanti, 2, 3, 4, 1, 2, nota morta, sol, la in emmeron. Vi faccio tutta la prima battuta. Riparto. Il secondo. È un bel trucchetto per fare 4 sedicesimi. Mi a vuoto. Emmer con la sinistra che fa una death note. Thumb death note con la destra. Fa diesis. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. Una volta sul fa diesis e una volta sul sol. Ok? Poi riparte. Terzo. Il terzo è più semplice. 3, come prima. Poi faccio la mia quartina solita. 1, 2, 3, 4. Mi fermo, un ottavo. E poi faccio questo emmeron strappato con la destra, fa diesis sol. Mi faccio questa battuta. E poi riparte per l'ultima, che è diversa da tutte le altre. Allora, parte sembra uguale, re mi con lo slide. Anche il mi basso e il mi acuto sono uguali, ma sul mi acuto faccio un pull off sul re. Morta, morta, morta. Poi, quindi, pollice, corda, qua lavoro sulla corda di re, morta, morta, re, corda di sol e morta. Quindi, thumb, plac, thumb. Morta, 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 sol, la e meron. Scusate, la, si e meron, sol, la e meron. E concludo sul sol. Vi faccio l'ultima battuta lenta, perché è tutto un incastro di sedicesimi. Ok, vi faccio tutto il giro lento. Ok, buon divertimento, avete tanto lavoro da fare, fatemi sapere se vi piace, se ci riuscite e ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie Carlo.